Dopo il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il rendiconto 2012 del Comune incassa a maggioranza anche l'approvazione dell'Assemblea Consiliare e, ad esclusione di 4 milioni di euro per cui non risulta idonea documentazione, passa in aula anche la delibera di giunta sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Di 68 milioni di euro, 47 sono dovuti a sentenze e 21 quelli che derivano da spese non programmate. Abbiamo fatto due importanti atti e siamo riusciti a fare la procedura di riconoscimento che è propedeutica all'approvazione del rendiconto e abbiamo approvato un rendiconto che accelera e velocizza e anticipa, voglio dire, il piano di risanamento, perché chiudiamo con un avanzo di amministrazione di 66 milioni che è un ottimo risultato rispetto all'anno 2011 che chiudevamo con un avanzo di competenza di amministrazione di appena 8 milioni. Abbiamo invertito la rotta e quindi per fortuna andiamo verso una direzione di virtuosità. È stato fatto un buon lavoro grazie all'assessore, grazie ai revisori e noi consiglieri siamo soddisfatti, perché quando ci si arriva al completamento del consiglio, con il consiglio comunale, ci si arriva alle carte in regola anche da parte nostra, quindi è un lavoro che va a concludere tutto un lavoro che è stato fatto nelle varie commissioni. Soddisfazione per il lavoro svolto è stata espressa anche dal sindaco De Magistris all'indomani della missione romana per sollecitare l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario elaborato dal Comune dopo aver aderito al decreto 174 e lo sblocco delle risorse previste dal fondo di anticipazione. Prima ancora che ci venisse approvato il piano di riequilibrio, noi abbiamo ridotto di quasi 70 milioni il disavanzo e questa è una grande operazione. Abbiamo innalzato il livello delle entrate. Abbiamo migliorato la valorizzazione del patrimonio immobiliare, abbiamo fatto un'operazione di verità e di trasparenza sui conti, che è stata anche oggetto del mio colloquio di ieri col sottosegretario alla presidenza del Consiglio Patroni Griffi. Quindi oggi si fa un passaggio importante, una tenuta della maggioranza significativa, un contributo che è venuto anche da parte di altri settori, un brutto voto da parte del gruppo di Ricostruzione Democratica, che rompendo il patto elettorale con il sindaco, perché sono stati eletti solo grazie al premio di maggioranza del sindaco, sono fuori dalla maggioranza e hanno dimostrato di non essere all'altezza di una sfida così importante. Per quanto riguarda il piano di riequilibrio, ne ho parlato soprattutto col sottosegretario Patroni Griffi e col ministro Delrio, trovando grande attenzione e sensibilità. Io sono fiducioso che questo piano verrà approvato, che quindi si potrà andare nella direzione giusta.